Vi proponiamo ora un'intervista al vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti, che interviene anche lui su una realtà produttiva in difficoltà e in materia di verde. Vicepresidente Cecchetti, parliamo di due interrogazioni che lei ha presentato qui in Consiglio regionale. Una riguarda un'area protetta, verde, l'altra invece un'azienda. Spieghiamo. Sì, sono due interrogazioni che ho presentato proprio in questi giorni. Una riguarda la crisi aziendale dell'azienda Elcograf di Melzo, un'azienda che è stata legata fino a pochi mesi fa al gruppo Mondadori. Ebbene, calando le commesse da parte del gruppo Mondadori per via della crisi che si è venuta a creare anche nel settore dell'editoria, ci sono più di 150 dipendenti che stanno rischiando il posto nello stabilimento di Melzo. Con questa interrogazione noi chiediamo alla Giunta di intervenire a sostegno di questa altra azienda che purtroppo è entrata in stato di crisi. Nella nostra regione purtroppo lo stato di crisi che ha colpito le aziende sta sempre aumentando. Da questo punto di vista riconosciamo da parte della Regione Lombardia e della Giunta un interesse assolutamente importante nei confronti dei lavoratori e del problema del lavoro. Io ricordo che gli ultimi dati che sono stati forniti parlano di una disoccupazione che ormai ha raggiunto l'8% nella nostra regione. Pensiamo che i dati nel 2008 erano pari al 3,5%, una situazione drammatica sulla quale la Giunta Maroni, il Presidente Maroni, sono già intervenuti, ad esempio stanziando circa 1,5 miliardi di euro per la ripresa delle aziende al sistema produttivo e anticipando con 42 milioni di euro la cassa integrazione in deroga in attesa che il governo centrale si svegli e inizi a dare risposte anche ai cittadini lombardi e non solo quelli delle altre regioni. L'area protetta riguarda la Piaggia Nuzia di Abbiate Grasso. Esattamente, è un'area protetta, riconosciuta, ha avuto più di 1.700 riconoscimenti anche dalla FAI, è un'area molto interessante e molto importante a livello ambientale che in questi giorni ha ricevuto un duro attacco da un'impresa immobiliare, è prevista una costruzione in futuro anche di un centro commerciale da 15.000 metri quadrati. Bene, noi non siamo d'accordo, almeno il sottoscritto non è d'accordo, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale affinché si attivi per la tutela di questa area, ribadisco, a grande interesse ambientale che noi non possiamo cancellare.